Il 19 agosto Rocky fu portato davanti al giudice Red Honest nell'aula di giustizia numero 5 dello stato dell'Illinois. Sono stati letti all'imputato i suoi diritti? Ah, sì che gli ho letto i suoi diritti, vostro onore, non è vero, Clancy? Ah, sicuro, vostro onore, non è vero, O'Hara? Oh, sì, l'ho sentito con le mie orecchie, non è vero, Bugs? Come no, gli ho letto tutti i suoi diritti di fuori legge, non è vero, Clancy? Ah, più che sicuro, senza il minimo dubbio, vecchio mio, non è vero, O'Hara? Va bene, ho capito, basta così! L'imputato ha niente da dire prima che io pronunci la sentenza. Un momento, vostro onore, vorrei presentare a codesta corte un'istanza di habeas corpus, un'istanza di corpus delicti e un'istanza ad nauseam che comprovano come il mio cliente sia stato privato dei suoi diritti. Ergo ipso facto, visti quibus conquibus e codicillibus, io insisto per il suo immediato rilascio, come riportato dalla sentenza della sezione 8, paragrafo 95 del caso Rogers contro Super Fibilius. L'imputato è prosciolto. Grazie. Non passò molto tempo prima che Rocky tornasse al suo passatempo preferito. Ok, Maxi, vai! Spingi su quell'acceleratore! Torna indietro, idiota! Aspettami, stupido! Fermati! L'agente Mess non riusciva ad individuare il nascondiglio di Rocky. Poi un giorno avvenne un fatto che destò il suo interesse. Per la barba di Joel, cos'è questo baccano? Per la barba di Joel, un uovo d'oro! Oro massiccio 24 carati! Sono ricco! Chi l'ha deposto? Oh, io lo so bene chi è stato. Sono stata io, ma mica sono scema. Lo so che cosa succede alle oche che fanno le uova d'oro. Beh, coraggio, andiamo. Non fatele timide. Chi è stato? Io lo so chi è stato. Lui è stato. Ok, va bene, ho deposto l'uovo. Papero depone uova d'oro. Agricoltore si arricchisce con un uovo da 24 carati. Vale una fortuna per il suo proprietario. Già, meglio del racket sulle scommesse. Ehi, ragazzi, ci buttiamo nel business del pollame. L'agente Mess immaginò che quello potesse essere il genere di esca in grado di far uscire Rocky dal suo nascondiglio. Ma io, ma non voglio venderlo. Alla fine mi hanno convinto. Scusate, ma che succede qui? Si può sapere che cosa vi siete messi in testa? Avanti, papero. Sforniamo queste uova d'oro. Uova un corno? Io non depongo le uova. Ti ho detto di sfornarmi un uovo, papero. Io non depongo le uova in un posto perché sia. Io sono un artista, mi serve l'atmosfera giusta e sentirmi nell'ambiente ideale. Ah, sì? Ok, ragazzi, dategli un po' di atmosfera.